Dicendo che oggi avrei parlato di una cosa importante, allora voglio rubare due o tre storie per parlare di questa cosa. Dunque, io ricevo molti commenti, quindi tante volte non riesco a leggerli tutti. Non mi ero accorto di questo commento qua, che è un commento, diciamo, un po' forte, nel senso, mi meraviglio intanto che nel 2021 ci siano ancora questi pregiudizi, però lo sappiamo tutti che è ancora così la situazione. Chissà quando cambierà. Non mi fa arrabbiare, devo essere sincero, ma non tanto perché non me ne freghi, ma per il fatto che se una persona per me arriva solamente fino lì, per me è una persona ignorante, ma non ignorante in senso negativo, ignorante come suo limite, e mi dispiace per questa persona o per le persone che possono pensarlo in questa maniera. Quindi io, scusate, mi si è bloccata la storia. Quindi io comunque sia, cioè questa cosa mi fa ricordare e mi fa capire quanta responsabilità abbiamo noi artisti o aspiranti artisti. Perché bisogna parlare anche di questo, bisogna mettere a nudo queste problematiche che comunque continuano a persistere e a inquinare la nostra società e fare musica, nel mio caso, anche per le persone che sono magari come me e vivono queste situazioni tutti quanti i giorni che